Nuovo appuntamento con Spazio Notizia, rieccoci, ben ritrovati. Apriamo parlando di cronaca, partendo dal Catanese, per la precisione da Sant'Agata li Battiati, dove i carabinieri hanno beccato e tratto in arresto un 27enne, il quale era ristretto agli arresti domiciliari ma continuava a spacciare. Vediamo il servizio. I carabinieri della stazione di Sant'Agata li Battiati hanno arrestato in flagranza un pregiudicato 27enne del posto, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nella serata, intorno alle 21, la pattuglia della locale stazione carabinieri si era recata in via Moncada al fine di verificare l'osservanza da parte del 27enne delle prescrizioni impostegli dalla misura cautelare degli arresti domiciliari alla quale era sottoposto. Proprio al momento del loro ingresso nella palazzina, però, i militari dell'arma, al passaggio di un 28enne che stava uscendo in quel momento dal portone, hanno nettamente percepito il caratteristico odore acre della marijuana e pertanto hanno provveduto a fermare quel giovane per un rapido controllo. Quest'ultimo, sorpreso dall'inaspettato incontro, ha ammesso di avere appena finito di fumare uno spinello con un amico, consegnando spontaneamente ai carabinieri un involucro con circa 5 grammi di marijuana che, come da lui confermato, aveva appena acquistato proprio dal 27enne sottoposto ai domiciliari. Immediata quindi la richiesta di rinforzo ai colleghi della stazione, con l'immediato ingresso all'interno di quell'appartamento dove il 27enne, per alleviare il peso degli oramai inevitabili ulteriori futuri gravami giudiziari, ha spontaneamente consegnato ai militari un barattolo di vetro contenente marijuana asseritamente per uso personale, ma purtroppo per lui, atteso che nei locali di quell'abitazione era ancora nettamente percepibile l'odore della marijuana, i carabinieri hanno comunque proceduto nell'esecuzione della perquisizione che ha dato loro ragione poiché durante la ricerca, nel locale adibito a cucina, hanno trovato ulteriori quantità della medesima sostanza stupefacente per complessivi 80 grammi, nonché il necessario materiale per il confezionamento delle singole dosi di droga e la somma di 230 euro ritenuta provento dell'attività di spaccio. Il 27enne è stato posto a disposizione dall'autorità giudiziaria che ne ha convalidato l'arresto. Dopo un'agonia di alcuni giorni è morto nell'ospedale dell'Aquila il boss Matteo Messina Denaro, l'ultimo stragista di Cosa Nostra, arrestato, lo ricorderete, lo scorso gennaio dopo 30 anni di latitanza. Queste immagini si riferiscono proprio all'arresto della capomafia che aveva 62 anni e soffriva di una grave forma di tumore al colon che gli era stata diagnosticata mentre era ancora ricercato, ovvero a fine 2020. Ed era stato proprio il cancro al colon a portare i carabinieri del ROS e la Procura di Palermo sulle tracce del boss, riuscito a sfuggire alla giustizia per 30 anni. Dopo la cattura, Matteo Messina Denaro è stato sottoposto alla chemioterapia nel supercarcere dell'Aquila, dove era stata allestita una sorta di infermeria attigua alla cella. Parliamo ancora di spaccio di sostanze stupefacenti. In questo caso la notizia arriva da Noto, nel Siracusano, dove una giovane, un 28enne, è stato arrestato dai carabinieri. Nascondeva infatti l'hashish pronto per essere spacciato nell'armadio della propria camera da letto. I carabinieri della compagnia di Noto hanno tratto in arresto un 28enne del luogo con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. A seguito di una perquisizione personale e domiciliare, i militari dell'arma hanno rinvenuto due panetti di hashish del peso complessivo di circa 180 grammi, nascosti in un cuscino all'interno dell'armadio della camera da letto del giovane. Pertanto, dopo le formalità di rito, il 28enne è stato associato presso il carcere Cavadonna di Siracusa, così come disposto dall'autorità giudiziaria aretusea. Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo nel territorio di Taormina, parliamo dell'affondamento, o meglio del mistero sull'affondamento del veliero Gloria of London, come detto affondato nelle acque taorminesi. Mauro Romano ha intervistato il sub Alessandro Lentini che ha effettuato un sopralluogo del relitto che adesso ovviamente dovrà essere rimosso per evitare che possano inquinarsi le acque del territorio. Ma sentiamo l'intervista. Alessandro Lentini, sub che ha effettuato il sopralluogo alla Gloria of London, il veliero che è affondato davanti alla baia di Villa Agonia.
Ma cosa è successo, Valentini? Ma guardi, onestamente siamo passati di là con la barca e ci siamo accorti che la barca che prima galleggiava non c'era più. Abbiamo visto i due alberi che uscivano fuori dall'acqua e ci siamo accorti che è affondata. Subito dopo ci arriva una telefonata che era il proprietario che si trova attualmente in Inghilterra e ci ha intimato se potevamo indagare un pochettino se c'era qualcosa rotto. E quindi stamattina abbiamo fatto un'immersione e alcune foto di rilevamento. Cosa potrebbe essere accaduto secondo lei, secondo la sua Sicuramente esperienza? il mare è agitato e la barca che è uno scafo di legno e tutti gli scafi di legno imbarcano acqua, fanno filtrare un po' di acqua. Sicuramente un paio di pompe di sentina automatiche non hanno funzionato con il risultato che purtroppo la barca ha imbarcato acqua ed è andata a fondo. Ci sono i margini per un eventuale recupero? Ma questo sta al proprietario affrontare una grossa spesa. Naturalmente la barca non potrebbe stare lì. Oltretutto inquina, c'è olio nel motore e così via. Questo poi sta alla Guardia Costiera fare il punto della situazione e decidere la rimozione. Restiamo nel territorio taorminese, parliamo però di una via discussa, via Chianchitta, che segna il confine proprio tra Giardini Naxos e Taormina, una via che è terra del caos viario. Mauro Romano ne ha parlato con un ex amministratore, ex assessore e consigliere comunale proprio tra Giardini Naxos e Taormina. Si tratta di Giovanni Leonardi che lancia il suo personale appello. Sentiamo le sue dichiarazioni. Siamo oggi con Giovanni Leonardi, ex assessore di Giardini Naxos ed ex consigliere comunale di Taormina. Quindi la persona giusta per affrontare un problema della via Chianchitta che è al confine appunto fra i due comuni. Ma cosa accade in questa strada? Allora, diciamo che è un problema vecchio, annoso, che non si è mai voluto affrontare o affrontato in parte. Non so se per non danneggiare le attività commerciali da un lato e dall'altro, però il problema esiste. E chi ci abita, compreso un amministratore e un consigliere comunale di Taormina, lo vive anch'esso ogni giorno. Perché quando ci si muove dentro le fasce cruciali, qual è la fascia della mattina quando ci si muove per andare a scuola, dove i ragazzi vanno a scuola, perché sappiamo che c'è l'istituto Pugliatti, e poi ci sono altre attività commerciali, il conno in quell'istante in movimento anche il servizio di raccolta rifiuti sia del Comune di Giardini che del Comune di Taormina, chiaramente con la disposizione dei parcheggi su entrambi i lati, su una strada che diventa da una carreggiata che dovrebbe essere un minimo di 5 metri, diventa di 4 metri. Quindi si capisce che o passa uno o passa l'altro. In più ci sono delle attività commerciali, alimentari e cose varie che per esigenze di quel momento la gente si ferma e a volte si ferma anche male. Ho visto all'inizio dell'amministrazione di Stracuzzi un incontro fatto con l'allora Bolognari e credo che c'era qualcuno dell'amministrazione di Messina, ma un incontro che tutti speravamo producesse qualcosa, invece non ha prodotto nulla. È una strada che a mio avviso si risolve il problema facendo il parcheggio alternato, quindi i due comuni si devono mettere d'accordo. Alternando, se io parcheggio sul lato Giardini, non faccio parcheggiare sul lato Taormina e viceversa, soprattutto nei punti più stretti. Quindi si tratta di inibire non più di 400-500 metri di strada, limitare il transito dei camion superiori a 15.000 quintali, perché lì quando entra un autobus a 50-60 posti, che sono quelli che transitano per portare gli alunni a scuola, chiaramente se, immagina se si incrociano due autobus di quelli o un autobus o un camion, lì non si transita più. Poi, in modo maldestro, questi della raccolta dei rifiuti, cosa fanno? Non trovando posto, né dover marciare piano piano per accogliere lateralmente la spazzatura, questo alle 8, alle 7:30, in modo strano,
bloccano la strada. La gente suona, ma non gliene frega niente. Quindi anche qui bastava fare la raccolta un attimino, mezz'ora, un'ora prima, quindi partire da quella strada, e quindi già eliminare un fattore bloccante. Dopodiché, l'augurio di tutti è quello che si creino anche dei parcheggi collaterali, perché c'è la possibilità, visto che c'è la via Arancio, lateralmente sui giardini c'è la via della Seta, ci sono la via che scende sulla via Alcantara dove c'è la stazione. Tra l'altro, chi la mattina deve andarsi a prendere il treno rimane bloccato. È capitato anche a me, visto che io lavoro, insegno a giare, rimanere bloccato e non poter neanche prendere il treno, perché non gliene frega nessuno, puoi suonare, puoi fare casino, ma tutto rimane bloccato. O quantomeno mettere anche un ausiliare del traffico all'incrocio con la via che si interseca, che porta al Pugliatti, e all'inizio dove c'è l'incrocio con la via Francavilla, con la via. Quindi bastano dei piccoli accorgimenti per tentare di trovare una soluzione. Poi, se si fa di nuovo una conferenza dei servizi coinvolgendo pienamente la provincia, perché visto che la strada è provinciale, si cerca di trovare anche mettendo la polizia provinciale, se ci sono problemi di disporre di personale. Quindi l'augurio non mio, ma soprattutto di quelli che vivono in quel caotico tratto stradale, che la politica, sia Taormina, Giardini, che la città metropolitana si attivino immediatamente, perché il periodo più brutto è proprio questo, quando iniziano le scuole, quando riaprono appieno le attività commerciali, e lì si blocca tutto. Quindi l'augurio è che congiuntamente i due comuni con la città metropolitana trovino immediatamente una soluzione per la viabilità e la vivibilità di quella zona. Parliamo di calcio, domani il Palermo sarà di scena a Venezia, rosanero che vogliono riscattarsi dopo l'ultima sconfitta in campionato. In vista del match ha parlato il tecnico rosanero Eugenio Corini. Sentiamo le sue parole. Perdere queste partite veramente c'è grande rammarico perché sicuramente le due o tre situazioni che abbiamo dato al Cosenza nascono da errori nostri, penso al tiro del primo tempo, a quello diciamo su un'uscita sbagliata, su un rinvio sbagliato, il gol lo prendiamo in una maniera che non dobbiamo prenderlo, e oggettivamente c'è un errore su cui domani lavoreremo sotto questo punto di vista. Però la prestazione globalmente veramente meritava un risultato diverso. Ci sarebbe stato rammarico probabilmente a pareggiarla, a perderla sicuramente ci ha fatto stare tanto male per tutto quello che si era creato e per l'atmosfera che abbiamo vissuto nell'arrivare qui allo stadio e che abbiamo riscontrato dentro lo stadio. Dunque c'è grande rammarico per questo. Ma la lettura della partita secondo me è stata quella che abbiamo visto, poi dentro è fisiologico che qualche errore ci sia stato, che certe cose dobbiamo limarle. Questa mattina abbiamo lavorato sulla fase di possesso, sia a video sia in campo, e ho fatto vedere in determinate situazioni dove portiamo densità, quali sono le zone da attaccare, dobbiamo farlo con una cattiveria, un'attitudine diversa, perché sono passate tante cose in aria e dobbiamo finalizzare meglio rispetto a quello che abbiamo portato dentro, perché poi se non fai gol può succedere di tutto. Diciamo che per dare una giustificazione a questa sconfitta che fa tanto male, penso che la volontà di vincere a volte ti possa portare ad avere uno scompenso e penso che la vittoria di Ascoli e la sconfitta col Cosenza potevano essere due pareggi, al saldo averne vinta una è un punto in più, perché poteva succedere che potevano essere 2-0-0. Di conseguenza questa sarà la ricerca di quest'anno, sempre con equilibrio. Mi è piaciuto, rivedendo anche la partita, che in non possesso la squadra abbia fatto bene, sinceramente. E abbiamo sbagliato qualcosa a volte in uscita, l'occasione più importante ce l'hanno quando noi dall'altra parte, con una riconquista palla molto alta di Lucioni, abbiamo avuto l'occasione con Matteo, in quel momento era la difesa un po' scoperta, non abbiamo lavorato bene con un centrocampista perché non dobbiamo prendere quella palla dentro. E dunque, ecco, nel complesso c'è stato sicuramente qualche errore. Ma insomma, dentro doveva essere un risultato diverso e cerco di pensare a questa giustificazione che insomma, invece di due pareggi è stata una vittoria, al saldo abbiamo un punto in più. Per il momento è tutto, possiamo chiudere questa edizione di Spazio Notizia. A più tardi.